10 invece sul sì. Per infrarossi. Quelle squadre che non si sono per infrarossi si attivano, cioè faccio una foto resistenza. No, io direi che possiamo cominciare. Tanto, i colleghi avevano avvisato che effettivamente arrivavano un po' dopo, però secondo me vale la pena di partire, anche per rispetto di quelli che sono arrivati puntuali. Non so che esigenze di treno avevano. Alle 12.45 dobbiamo andare via. Ah, ecco, questo è interessante. Quindi dobbiamo stringere. Esatto. Allora, intanto vi diamo avvio alla cerimonia di premiazione del Contest Innovation Creativity for School promosso da CSP e da Discola. Io oggi sono qui anche in veste di Discola perché il presidente Lupo è impegnato in un'ispezione che è cominciata ieri sera e continua oggi fuori Torino, quindi non poteva essere presente, e anche con il, come dire, patrocinio dell'ufficio scolastico regionale Piemonte. La giornata di oggi prevede appunto la partecipazione del direttore generale del CSP, Sergio Duretti, il direttore della direzione progettazione del CSP. Purtroppo il direttore della ricerca, Roberto Borri, non è potuto essere presente a causa di altri impegni che sono sopravvenuti, e poi passeremo alla presentazione dei vostri lavori che avrà questa struttura. Voi presentate, poi i colleghi che hanno fatto la valutazione del vostro, abbiamo fatto una valutazione congiunta come giuria, ma uno per ognuno dei prototipi presentati vi farà un piccolo approfondimento, qualche domanda e qualche commento, e poi vi daremo appunto i risultati della premiazione alla proclamazione di vincitore. Sul concorso non so se Sergio. L'idea appunto del concorso nasce da una collaborazione fatta un anno prima con l'Istituto Fauser, in cui abbiamo fatto un percorso di affiancamento, di trasferimento tecnologico con l'Istituto Fauser, in cui appunto alcuni nostri colleghi hanno affiancato nell'uso di tecnologie avanzate come quello dei droni, della TV del futuro, gli studenti, facendo formazione teorica e pratica. Abbiamo pensato di allargare questa opportunità a tutte le scuole che fossero state interessate a partecipare, proprio con l'idea di motivare gli studenti e fargli capire che quello che studiano a scuola non è una cosa fine e teorica, ma che ha delle applicazioni pratiche, che la programmazione è una cosa importante e che appunto avevano l'opportunità di confrontarsi con persone che fanno ricerca tutti i giorni e quindi avere, diciamo così, la parte più avanzata dell'informatica a disposizione per, diciamo, approfondimenti e per imparare meglio. Spero che appunto sia stata per voi una esperienza interessante, qualcuno ci ha contattato, qualcuno un po' meno, però insomma abbiamo cercato di dare la nostra massima disponibilità. Noi ovviamente siamo molto contenti dei lavori che avete presentato, sono stati tutti molto interessanti e, come dire, meritevoli di approfondimento. E io chiuderei qui e passerei appunto la parola al direttore Sergio Duretti, che saluto. Io volevo dare il benvenuto a tutti i professori e agli studenti che hanno partecipato a questa prima edizione del concorso 2013. Siamo nella sede del CSP, io voglio, oltre che salutare, dire una sola cosa, cioè che per il CSP, che è un organismo di ricerca, il rapporto costante con le generazioni più giovani, con il mondo della scuola, è vitale. Vitale perché da quel mondo arrivano sempre idee nuove, arrivano sempre proposte nuove, arriva sempre energia ed entusiasmo nuovo e nuovi progetti. Io ricordo sempre che in CSP oggi ci lavorano 75 persone, ma che negli ultimi 10 anni ne sono passate più di 500, e queste altre più di 425 persone che oggi non fanno parte del CSP lavorano in tante imprese, alcune lavorano in Politecnico, altre lavorano in università, alcune altre sono andate a lavorare all'estero, però sono persone a cui il CSP ha dato la possibilità, dopo il loro percorso di studi, che può essere un percorso di studi
prettamente universitario, ma non soltanto universitario, di poter fare un'esperienza concreta, di poter acquisire e migliorare le loro competenze e di poter, grazie a questo, fare sostanzialmente un grande percorso, come dire, in cui rendere concrete e operative le competenze e le nozioni invece acquisite all'università piuttosto che al Politecnico, piuttosto che alla scuola. Questo è il vero motore del CSP, nel senso che l'ingresso di queste persone attraverso borse di ricerca, attraverso borse di studio, attraverso tirocini, attraverso stage, attraverso collaborazioni, è quello che in qualche modo permette anche a persone un po' più anziane come me non solo di continuare a sentirsi giovani, ma di poter vedere in questa voglia di fare, in questa voglia di cambiare, in questa voglia di fare ricerca e in questa voglia di innovare, di fare sempre cose nuove, l'elemento che poi ci costringe sempre a fare un passo avanti. Questa è la funzione di chi opera nel campo della ricerca, di porsi, come dire, le domande rispetto ai problemi oggi insoluti che riguardano la nostra vita, la vita delle nostre città, le nostre relazioni sociali, le nostre relazioni con le cose, e di provare a dare delle risposte ben sapendo che le risposte attuali molto spesso non sono sufficienti. Quindi io sono davvero contento da questo punto di vista che questo rapporto con le scuole, con gli istituti qui presenti, con questi team di studenti, voglio dire, sia un rapporto che si rinnova ogni anno in forme nuove. Vogliamo che questo rapporto, voglio dire, si continui a realizzare. Da tempo sogniamo anche di fare una bellissima cosa, non ce la siamo ancora riusciti a fare, speriamo di farlo in futuro, cioè una vera e propria summer school rivolta, voglio dire, agli studenti delle scuole superiori, per poter fare una full immersion di 15-20 giorni in un posto tranquillo, ameno, in un periodo, voglio dire, di riposo in cui alternare il fatto di conoscere nuove cose anche con la possibilità, voglio dire, di poterlo fare in un ambiente rilassato e più tranquillo. Ci auguriamo di poterlo fare prossimamente. Nel frattempo io vi ringrazio per aver partecipato, mi complimento con voi, voglio dire, per i lavori che ho avuto modo di vedere, ma che con grande attenzione, con grande interesse sentirò direttamente la vostra voce questa mattina, e ovviamente vi invito sin da ora alla prossima edizione di Innovation Foscoli. Grazie davvero. Un quadro di quello che CSP fa, oltre che, diciamo, come missione principale nell'ambito della ricerca, anche come ricaduta rispetto al mondo delle scuole e degli studenti. Chiederei adesso all'ingegner Luca Broglio di raccontarci un po' in modo più dettagliato quelle che sono alcune delle attività che noi facciamo, in particolare legate al territorio. Vi ringrazio innanzitutto, porgo anche i miei ringraziamenti a voi che siete qua, come ha fatto già il mio direttore, e volevo davvero spendere solo due minuti per presentare quello che nel tempo anche noi abbiamo sempre più adottato come nostra metodologia. Persone della mia direzione, voi le avete anche conosciute perché hanno lavorato con voi, hanno proposto i nostri prototipi che noi abbiamo fatto e portato anche sul territorio, da cui mi aggancio alla mia presentazione, nel senso che la mia direzione, che era la direzione progettazione, prima aveva un modo quasi standard di portare avanti il lavoro, sia le aziende o la pubblica amministrazione veniva a chiederci consigli e noi realizzavamo il progetto quasi all'interno delle nostre mura, esclusivamente all'interno delle nostre mura, e quindi rimaneva in qualche modo la ricerca confinata. Quello che noi abbiamo fatto già dal 2005 in avanti è stato quello di adottare una nuova metodologia. All'epoca noi li chiamavamo territori digitali, poi è diventato un nome adottato anche dalla comunità europea come Living Lab, ossia aprire le porte dei centri di ricerca e andare sul territorio, coinvolgendolo pienamente, ossia
facendo diventare il territorio, le strutture del territorio, le aziende del territorio, quindi anche la pubblica amministrazione e gli enti locali, un soggetto attivo nella coprogettazione. Quindi evitare quello che in questa vignetta si vede, con arriva chi ha bisogno di una, di un progetto, lo spiega nel miglior modo possibile, le persone lo capiscono male, poi si mettono a lavorare e si ottengono risultati che non sono quelli che il cliente o la persona era interessato a ottenere, cioè volevano semplicemente una corda con un pneumatico per giocare un po', e quindi i risultati a volte non sono sempre quelli corretti. Quindi quello che da noi nel tempo abbiamo portato avanti è quello di coinvolgere tutti gli attori del territorio, proprio per avere una coprogettazione da loro e un feedback che viene comunque rinnovato. Questo sembra semplice da dirsi, però è molto difficile da farsi, perché ovviamente le attività quotidiane di ogni singolo soggetto a volte frenano questa possibilità di cooperare, e infatti nel tempo noi abbiamo adottato questa metodologia che ci ha consentito di portare avanti delle sperimentazioni quasi sempre di buon successo. Infatti, come avevo detto, abbiamo iniziato nel 2005 con una prima iniziativa che denominata Valle Orcosuana Wi-Fi, in cui avevamo preso le indicazioni date dalla regione, ossia quella di favorire l'inserimento della banda larga in territori disagiati, e noi ci siamo adoperati facendo anche in modo di sfruttare al meglio tutte le competenze locali, facendo nascere anche una TV locale che promuovesse le capacità e le esperienze della banda. Nel tempo siamo andati avanti con un altro Living Lab denominato Borgo Lab, che era realizzato a Borgo Franco di Ivrea, che anche in questo caso si occupava di digital divide, però non digital divide legato alle infrastrutture, ma legato, diciamo, alla difficoltà di alcuni soggetti, alcune persone di affacciarsi alle nuove tecnologie. Stiamo parlando di tutta una fascia di popolazione che con la tecnologia è poco usa, e quindi soprattutto le persone di una certa età. Infatti l'obiettivo era quello di poter avvicinare queste persone a tutti questi nuovi strumenti. E poi siamo andati avanti nel corso degli anni, abbiamo realizzato un Living Lab per la divulgazione scientifica focalizzata sull'astronomia, sul turismo come quest'ultimo di Valsesia, e stiamo portando avanti questi due ultimi sulla valorizzazione delle caratteristiche locali, o quello della gestione dell'energia denominate Smart Valley e Rorroani. Quindi la nostra voglia di portare fuori dalle nostre mura la ricerca e le attività che facciamo qua, e sia per questi progetti ma ovviamente anche per iniziative come questa, che sono sempre interessanti perché ci permettono, come ha già detto il direttore, di avere un contatto più univoco con. Come avevo detto, le slide erano veramente poche e non volevo rubare altro tempo al core di questo incontro, di questa giornata. Quindi vi ringrazio e spero di non aver addormentato tutti. Grazie. Grazie a Luca Brolli. Diamo il benvenuto agli studenti e ai professori dell'Istituto Pininfarina che ci hanno raggiunto. Comincia poi, sono un po' preoccupata. Scusate. L'importante è che siano. Allora direi che possiamo entrare nella fase clou. Abbiamo iniziato anche perché appunto i colleghi devono prendere i treni e quindi non potevano fermarsi ora. E chiamerei appunto il team Locos K8 a presentare il progetto QR Parking che hanno appunto realizzato a partire da un asset del CSI. Davanti o dietro? Sì, se devi, hai bisogno del... intanto i... Prego, comincia pure. Io vado solo sulla scheda del tuo progetto, del vostro progetto.
Allora, noi abbiamo partecipato al progetto Guerre Parchi. Magari, grazie. Sì, siamo il gruppo della Quinta Elettronici da Vercelli, dell'Istituto Tecnico Giulio Cesare Paccio, e abbiamo partecipato al progetto Guerre Parchi, che è un progetto per la realizzazione di un servizio dei parcheggi raso nelle città, per poter monitorare i parcheggi liberi e sfruttare come elemento innovativo gli smartphone per il pagamento delle soste. Quindi anche per chi si allontana dal parcheggio può continuare a allungare la sosta da lontano tramite internet. Purtroppo non abbiamo potuto partecipare come elettronici, quindi realizzando qualcosa di hardware, perché non siamo arrivati a nessuna conclusione, e abbiamo preferito sviluppare una piattaforma PHP per gestire appunto il servizio online. Da vedere non ho niente di pronto, perché ho appena buttato giù le basi, quindi i metodi basici della gestione utenti e dei parcheggi. Cosa hai realizzato quindi appunto? Una piattaforma PHP, ecco qua. Questo è un manuale che ho realizzato dove vengono spiegate le funzioni basiche, quelli che ci sono appunto, e è una piattaforma PHP orientata ad oggetti per la gestione del servizio online. L'obiettivo sarebbe proprio creare tutto il sito web completo con l'interfaccia utente e anche da parte dell'amministrazione. Quindi il problema sarebbe l'utente che arriva in una cittadina, vuole parcheggiare, si può connettere a internet e quindi registrarsi con il suo veicolo e fare i parcheggi desiderati, pagando online. Quindi non pagando nella macchinetta, andando a comprare un buffet, ma andando... Avendo un borsellino online può caricare il suo borsellino con le carte di credito e quindi pagare tutto tramite internet. Sì, intanto ne approfittiamo per ringraziare Simone Piazza, che è il tecnico che ci ha seguito in questi mesi, ci ha illustrato le problematiche che noi abbiamo affrontato, che hanno già in parte sperimentato in una cittadina vicino a noi, la Docegio, se non ricordo male. Sì. Ecco, io volevo chiedere a Capirvi, Alessandro, come progettisti, quali sono state le difficoltà che avete incontrato nella realizzazione? Difficoltà nessuna. Più che altro il tempo, abbiamo avuto poco tempo e è stato realizzato poco per l'obiettivo finale. Sto facendo delle basi, ecco, di una piattaforma. Va bene, io intanto vi presento i miei colleghi che hanno valutato, non da soli, ma insieme anche alla collega Elena Cigliano, che qui rappresenta la voce delle imprese, per cui abbiamo avuto sia, diciamo così, lo sguardo della ricerca, sia lo sguardo dell'impresa, quindi l'effettiva commerciabilità o comunque diciamo l'occhio per l'impresa per valutare i vostri lavori. Chiederei appunto a Simone Piazza, che è stato tirato in ballo dal professor Brusa, di commentare il lavoro dei ragazzi. Sì, allora il punto di forza di questa attività sostanzialmente, come anticipato da voi, dal professore, è stato quello di centrare un'esigenza effettiva di un'attività che stiamo portando avanti, che è quella appunto della realizzazione di questo sistema per la gestione dei parcheggi. L'esigenza era quella appunto di completare tutto quello che abbiamo fatto finora, che il lato nostro si è concentrato sullo sviluppo dell'app e del back-end software per la gestione del sistema, con una piattaforma che desse all'utente la possibilità di registrarsi, nonché di visualizzare i parcheggi che man mano andava, le soste che man mano andava ad acquistare, o per il personale addetto al controllo, quindi il vigile, il poliziotto, l'addetto al controllo, per verificare quali e quanti parcheggi erano occupati in quel momento. Dal mio punto di vista, sebbene effettivamente non si sia chiuso il cerchio per ovvi motivi di tempo, perché comunque è un'attività complessa e lunga, sicuramente si vede una cura nella parte di sviluppo, nel senso che comunque le implementazioni che ho visto sono scritte bene, e io adesso non so se all'interno del vostro programma di studi c'è lo sviluppo in PHP, non credo, e quindi mi ha sorpreso il fatto che ci sia un'impostazione quasi professionale della parte di sviluppo.
Sicuramente queste componenti, anche se non complete, sono comunque utili, nel senso che sono mature in sé per essere collocate all'interno di un qualcosa di più grande, e quindi si è centrato, se vogliamo, l'obiettivo di realizzare un qualcosa di utile. Spero ci siano le possibilità di continuare, di approfondire queste tematiche e soprattutto per arrivare poi alla realizzazione di tutto il pacchetto completo con la stessa qualità che già si vede nelle prime parti. Ecco, io non vorrei approfittare per ringraziare tutto il personale del CSP che è stato molto disponibile con noi. E forse siamo stati più noi in difficoltà come scuola ad accettare le proposte di CSP, perché siamo sempre presi come docenti dal programma, dalle scadenze, dalle valutazioni, però la proposta secondo me è molto valida. E quando prima Simone Piazza accennava al fatto che no, PHP non fa parte del programma, ma quando i ragazzi si vedono confrontati con un problema reale, hanno lo stimolo ad applicarsi anche oltre quello che è il vero programma ministeriale della scuola. Io voglio approfittare ancora per fare un paio di domande ai miei allievi. Quale potrebbe essere, diciamo, dal punto di vista dell'utente, richiamandomi a quanto detto il dottor Broglio, quale potrebbe essere il vantaggio per l'utente di usare una web application anziché andare nella classica macchinetta, mettere i soldini e parcheggiare? Beh, ad esempio, io le ricariche del cellulare, ad esempio, le faccio sempre tramite internet, quindi non devo più andare al tabaccaio a prendere la ricarica o prendere la ricarica. Ho la mia postpay e in 5 secondi mi sono fatto la ricarica. Secondo me è anche bello utilizzarlo nei parcheggi, che uno non deve più andare a comprare i biglietti oppure andare alla torretta del ripagamento, e quindi fa tutto dal cellulare tramite internet o da casa, non lo so. O comunque uno, se è lontano dal posto di parcheggio, può allungare la sosta, può visualizzare anche i posti liberi. Ecco, fino a tutto il gruppo di cui abbiamo parlato è la possibilità in futuro di affrontare il tema di sapere in anticipo la disponibilità di posti liberi. Immaginiamo un turista, o anche io so che vengo a Torino, non sono pratico di Torino, per sé vorrei sapere dove posso trovare e quanti posti liberi. E qua implica tutto un discorso che abbiamo già così affrontato a livello embrionale e che sarebbe molto interessante portare a termine. Va bene, vi ringrazio. A presentare il prototipo Wi-Fi Kinect. Usate il vostro PC o professore, presentatevi. Non vi serve per il tour, Non vi serve. Quindi la presentazione di prezzi non la usate? Sì. Però, ma forse è meglio andare a vedere tu, perché non lo so. Sì, forse. L'ultimo. Presentatevi, spiegateci. Allora, noi siamo il team Ardu Kinez, apparteniamo alla classe 4I dell'Istituto Fauser di Novara, e il nostro intento è stato di muovere appunto questo rover tramite la piattaforma Kinect, tramite delle gesture con la mano oppure tramite comando vocale. Diciamo, è stato ambientato tutto attorno alla piattaforma Arduino Omega, a cui è collegato i 4 motori con un ponte ad H, e riceve appunto il codice da un programma fatto in C#, che gli invia una stringa di codice e in base a dove lo si vuole mandare, avanti, indietro, destra o sinistra, si comandano i motori per farlo andare in quella direzione. È stata montata anche una telecamera sullo chassis che ci fa vedere in tempo reale dove è posizionato il nostro rover, e quindi possiamo anche mandarlo in posti dove l'uomo non può esplorare. È dotato anche di illuminazione a LED per le gite notturne. La nostra finalità è stata appunto di creare un prototipo in base in sia capace di andare dove l'uomo non può esplorare. Il nostro codice potrebbe anche essere
adattato a delle soluzioni di domotica, ad esempio far alzare o abbassare le tapparelle di casa, oppure accendere e spegnere le luci in remoto. Adesso passiamo alla dimostrazione pratica. Forse lì conviene farlo soltanto. Sì, adesso lo conviene soltanto. È resistente anche ai voli. Non l'abbiamo ancora provato. Allora, teoricamente dovremmo vedere anche la posizione del rover tramite la telecamera, però problemi di risoluzione. Scusate, adesso la telecamera gira e cosa cerca? Ogni volta adesso si sta configurando. Si sta calibrando. Sì, sì, sì. Ok. E poi lì? Anche con comandi vocali? Sì, sì, adesso questo è una parte, parte di okay. Uno così con questo comando di gesti. Accendi, spegni, destra, fermo, indietro, fermo, avanti, fermo, indietro, fermo. Però di fatto non abbiamo, non siamo riusciti per, anche per le dimensioni del posto ridotto. Certo.
dentro infatti ci sono tantissimi fili, come può immaginare. Sì, sì. Quindi abbiamo... Ecco, questa qui è la vista dalla telecamera al computer. So, questa è soltanto una prova, perché inizialmente i problemi con a registrare anche, perché facciamo contemporaneamente la... Registra la... anche... Mi posso fare una domanda io? Certo. Sul rover cosa c'è? Solo l'Arduino o c'è anche un, c'è un micro PC? No, c'è soltanto un Arduino Mega con una Ethernet Shield che a sua volta è connessa al routerino, questo qua. Noi praticamente col computer ci connettiamo direttamente al router, sì, e la telecamera si connette anche al router, okay. Quindi riusciamo a vedere appunto il video in diretta, possiamo operare sul router senza molti problemi. Quindi l'SDK di Kinect gira sul PC? Sì, sì, certo, sì. Abbiamo la parte di controllo del router che è dietro, è proprio già cablata nella mia, mentre il software del PC... Che SDK avete usato? Cosa? Che SDK avete usato? Di base, sì, e quello di base per il controllo della mano. Uno richiedeva soltanto lo spostamento di una figura che era fatta lunga all'interno del programma, l'altro invece faceva scorrere una lista di immagini. Sì, e abbiamo preso questi programmi e abbiamo fatto. Pensate di implementare poi altri gesti eventualmente? Se possibile. Non so, anche per magari pilotare la webcam. Sì, l'orientamento della webcam, non so, abbiamo anche implementare i sensori, su prossimità, l'ultrasuono automaticamente le circa. Vabbè, poi comunque può essere sviluppato in altre mani. Il prototipo è perfetto, nel senso da un punto di vista tecnologico. Intanto coniuga diversi tipi di tecnologie, utilizza la SDK in Kinect, la piattaforma Arduino, quindi comunque competenze diverse in ambiti differenti, no? Il movimento anche direi che è perfetto, risponde ai comandi in tempi più che ragionevoli, quindi un alto valore tecnologico direi. E tra l'altro proprio qualche anno fa noi come CSP avevamo fatto un esperimento di questo tipo, proprio avevamo fatto un robottino tipo questo, sempre con piattaforma Arduino e webcam, in realtà noi usavamo dei cingolati anziché delle ruote, due motori e basta, però devo dire che questo è venuto meglio rispetto al nostro. Vabbè, la tecnologia, sono passati un po' di anni, quindi chiaramente c'è stata un'evoluzione, però insomma, complimenti davvero, perché è veramente un bel progetto. Allora, chiederei adesso al team di Amuk, Marianne e Aline Samson di parlare di Quastor. Avete delle presentazioni? Intanto se volete presentarvi, prego, deve caricare la tele. Allora, noi siamo del workshop, siamo la Quinta Tele e abbiamo fatto una... Quinta Tele? Telecomunicazione. Telecomunicazioni. Abbiamo fatto un programma che attraverso l'uso di QR code possiamo gestire un magazzino, fare un inventario per una scuola, per un'azienda, per dove si deve fare. Il QR code, cioè abbiamo utilizzato il QR code al posto del codice a barre o del RFID, perché innanzitutto il QR code permette di immagazzinare più informazioni rispetto al codice a barre. Il vantaggio rispetto al RFID è che costa di meno, è una cosa economica, perché RFID ha bisogno di
di un lettore speciale. Invece con il QR code basta avere uno smartphone che è con un'applicazione di lettura e di decodifica, basta solo questo. Il nostro progetto funziona in questo modo. Come prima cosa si fa abbiamo un database e dobbiamo compilarlo, diciamo riempirlo di dati, come quando si fa un inventario, si mettono tutti i dati. E l'innovazione è che piuttosto che compilarlo a mano, fare la compilazione a mano, rischiando di commettere anche degli errori di quando si battitura. Sì, errori di battitura con gli smartphone non sono degli errori perché fa tutto da solo, legge e trascrive. Qui abbiamo fatto un'introduzione a cos'è il QR code in generale. Come mai avete scelto di dare questa tecnologia? Perché ora più o meno si trova dappertutto, cioè sui volantini, su qualsiasi prodotto che noi compriamo. E anche perché poi è anche facile da utilizzare. Infatti basta un click con la fotocamera e si riesce a collegarsi al sito web. Infatti qui c'è scritto come funziona. Si prende il codice QR code, poi tramite la fotocamera di un telefono, che non è solo uno smartphone o un tablet, può essere anche un qualsiasi telefono non delle ultime generazioni, e tramite una foto si va a finire la pagina desiderata, quindi la pagina finale. Può essere anche un'immagine, un video, non sempre. Qui sono i vantaggi. Andiamo avanti, fate vedere le procedure. Sì, ok. Questo l'ho detto. Le procedure. Allora, il primo passo è che vengono, come ho detto prima, vengono registrati i materiali dentro un database che abbiamo fatto, poi si stampano attraverso dei generatori. In internet ci sono dei generatori di QR code dove tu vai, gli scrivi o inserisci il link, quello che vuoi inserire, e loro ti generano un'immagine. Quelle immagini le prendiamo, le mettiamo nel database, e dal database possiamo attraverso un tasto stamparle e poi attaccarle sugli oggetti che abbiamo. Poi, una volta che abbiamo questo, con il telefono possiamo andare a leggere tutti questi, cioè tutte le etichette. E possiamo fare. Ci sono quelle applicazioni che ci permettono di immagazzinare varie etichette, cioè per non fare solo una alla volta, per leggi una stampa, poi la metti nel database, poi... Abbiamo creato tre maschere dove una ne stampava tre QR code alla volta, poi una 5, poi una che riempiva il foglio, e questo l'abbiamo fatto proprio per evitare che magari nell'inventario ci sono dei numeri, quindi per esempio se si volesse scrivere 2000, noi ne scriviamo 2001, quindi per evitare proprio questi errori in base... Sì, sfrutta questo. Dove non bisogna scrivere nulla. Sì, qui attraverso le immagini è spiegato rosso. Sì. Questa è una videata del nostro database. Il menu principale. Che stiamo ancora completando e poi tutto verrà poi trasferito su un sito web. Con questa maschera possiamo aggiungere altri. Se dobbiamo aggiungere all'inventario un altro oggetto, possiamo inserirlo attraverso questa maschera. Questo qui come si genera?
sono quali siti che fanno questo, lavoro. Queste, le stampe possono avere queste tre modalità, possono stampare in base a cosa serve per mettere la stampa, una di queste non siano un grosso, basta un po' di cose. Questo è attraverso Google Play, è un sito che in pratica cosa fa? Un applicativo per Android. Una lettura di vita. Quindi voi vi siete accorti a questa app che era già fatta è gratuita, è scaricabile. Quindi voi di fatto avete fatto la gestione del magazzino. Esatto, la gestione del magazzino, okay. Diciamo, l'innovazione sta nell'evitare la digitazione durante le fasi tipicamente inventariali, nelle quali è facile sbagliarsi e non ritrovarsi così cofetti. Invece probabilmente un'acquisizione fatta tramite immagine smartphone probabilmente rende più veloce la procedura, ma soprattutto garantisce un maggior successo con i minori errori di introduzione d'arte. Una volta che abbiamo letto le etichette possiamo portarle al nostro database attraverso un'email, un messaggio di testo oppure tramite i social network. Possiamo trasferire. Ma l'idea era quella poi di trasferire questa procedura, questa tipologia di gestione su un applicativo web che desse on intranet piuttosto che in internet la possibilità da qualunque postazione di gestire un'attività di questo tipo che adesso è vincolata alle stazioni sui quali, nelle quali è installato il programma con il quale è stato sviluppato, in particolare Access. Però siccome nel tempo abbiamo prima fatto un po' di gestione del database, non abbiamo avuto il tempo per diciamo imbastire tutta questa tecnologia nell'ambito del web, quindi con tecnologia PHP piuttosto che altri linguaggi. Loro fanno in modo molto limitato la programmazione. Allora, intanto complimenti, nel senso che l'idea è un'idea innovativa ma allo stesso tempo utile, nel senso che noi abbiamo un magazzino e conosciamo bene quali sono le problematiche e la gestione dei beni, quindi sicuramente la facilitazione di facilitare tutte le procedure di input e output del bene dal magazzino tramite strumenti nuovi rende più flessibile il tutto. E, suggerimenti, nel senso, allora sicuramente, allora, intanto una domanda, nel senso che non mi è chiaro, le varie procedure fino alla realizzazione del QR code che viene poi appiccicato sul bene. Poi però non mi è chiara la parte di verifica di dove il bene si trova, se è stata prevista, e come il QR code poi può essere letto da eventuali dall'applicazione stessa, cioè nel senso, io una volta che ho realizzato il QR code lo metto sul bene che mi identifica il codice dell'item dell'oggetto, posso poi avete previsto la possibilità di leggerlo tramite l'app e quindi risalire automaticamente al bene attraverso una query sul database, oppure avete pensato di farla tramite un portale? Abbiamo fatto una maschera che è apposta per questo, si chiama la maschera della ricerca, che possiamo un'altra cosa, nel momento in cui acquisisco l'immagine, chiedo scusa ma non vedo di interpretare, nel momento in cui acquisiamo l'immagine del QR code con uno smartphone, come colleghiamo questa lettura al nostro database che sta su un applicativo diverso dallo smartphone? Attraverso queste applicazioni che permettono di leggere il QR code hanno ci permettono di immagazzinare queste informazioni che abbiamo acquisito e poi
esportarle, sì, trasferirle al nostro database tramite Facebook, Bluetooth, ce l'ho vari metodi. Non ho ancora forse in modo preciso, in realtà poi l'esportazione avviene in una modalità che si cioè queste applicazioni consentono di acquisire più codici e di creare sostanzialmente, se così vuole, un file testo o un file CSV, cioè in comma separato di testo. Per cui tutti i codici acquisiti possono essere inviati da me piuttosto che in Bluetooth, trasferiti dallo smartphone su un altro computer che legge. Una volta acquisiti si fa una semplice importazione, si costruisce una tabella temporanea di quanto acquisito e si fa il match con quanto è già presente nel magazzino. Forse mi sono interrotto, ma certo, no, per completare il quadro. Okay. No, sicuramente, come dicevo prima, è un'idea interessante, andrebbe, come diceva prima il professore, corredata da tutte le componenti aggiuntive, soprattutto per facilitarne la fruizione agli utenti. E un suggerimento potrebbe essere quello poi di prevedere di accoppiare altre tecnologie al QR code, ad esempio l'NFC, prima avete citato l'RFID, l'RFID sicuramente è un sistema che accoppiato al QR code dà dei vantaggi, ad esempio per sapere dove si trova l'oggetto fisicamente in un preciso momento e gestire tutte le problematiche che subentrano nel momento in cui un bene esce dal magazzino e si perde traccia fino a quando non rientra. Ci vuole comunque. Certo, no, sono infatti suggerimenti per sviluppi futuri, però sicuramente l'impostazione è già corretta in questo senso. Grazie mille. Passerei la parola al team di Innovator Guys del Tutto Pininfarina con il progetto Stage 4. Se vi presentate? Sì. Nasce dal facilitare gli studenti e quindi la scuola a collegarli con il mondo del lavoro, che è un qualcosa di difficile al giorno d'oggi, però abbiamo cercato di fare una piattaforma che gestiva l'ambiente degli stage e quindi visto che l'anno scorso che ho fatto uno stage, mi è stata data molto materiale per da compilare e da firmare, però vista la difficoltà dell'organizzazione abbiamo preferito fare una piattaforma per sia gestire lo scaricamento di questi documenti e sia facilitare il rapporto tra i tutor scolastici, gli stagisti delle aziende, l'ambiente scolastico e l'azienda che teneva di stage. L'idea... quindi in questa piattaforma è possibile iscriversi come tutor stagista, chi viene deciso da un amministratore di questa piattaforma, successivamente condividere i file di ogni tipo, quindi come dicevo prima, condividere il materiale necessario per la parte burocratica dello stage, creare le consegne, quindi abbiamo gestito anche una parte di un calendario che i tutor scolastici e i tutor aziendali potevano inserire degli eventi, dare delle scadenze e quindi ogni utente che era registrato in uno specifico gruppo, quindi se io facevo uno stage in un'azienda tipo Fiat, avevo sia il tutor scolastico che il tutor aziendale e gli studenti che facevano lo stage alla Fiat la possibilità di vedere quali erano i programmi e gli eventi legati allo stage, quindi definire delle scadenze, presentare un progetto, una bozza, oppure quindi anche compilare un questionario di tua valutazione scaricabile in Word.
anche quindi scaricare la documentazione utile allo stage e trovare i link informativi per le ricerche del lavoro. Quindi non solamente gestire gli stage e gli studenti stagisti e le aziende con cui tenevano lo stage, ma anche per una possibilità di facilitazione di ricercare il lavoro al di fuori della scuola. Quindi abbiamo pensato anche nella parte del post diploma di dire ok, questa piattaforma è stata utilizzata per fare gli stage, però lasciare anche un'area per la ricerca attiva del lavoro. Quindi abbiamo cercato tutti i link possibili per nell'area di Torino Moncalieri per facilitare gli studenti a trovare un lavoro domani. La piattaforma è stata realizzata sotto l'idea dell'asset che ci avete dato nei Be Nice, che era basato su Drupal. Avendo un tempo molto limitato per gestire questa piattaforma e non conoscendo abbastanza Drupal, abbiamo preferito utilizzare Joomla, visto che nell'anno precedente abbiamo fatto un modulo su Joomla, e quindi per la mancanza di tempo e per le capacità maggiori in Joomla abbiamo preferito utilizzare Joomla. Quindi abbiamo fatto l'installazione e la configurazione del template di Joomla con un dominio pubblico. Abbiamo configurato i moduli per la gestione delle interfacce, del menu, del layout del sito. Poi abbiamo gestito diversi componenti, query attachment per la gestione dei download dei PDF e Word, G-comments che si potevano gestire dei commenti su degli articoli, degli events per gestire il calendario, quindi ogni gruppo poteva, come ho detto prima, gestire degli eventi, delle scadenze, oppure social sharing per condividere queste informazioni che magari per uno stagista era importante condividerle o su un gruppo oppure su Facebook direttamente per dire a un altro compagno dello stage di dire facciamo, cioè manca questa scadenza e quindi è giusto che si possa condividere più facilmente piuttosto che scriverlo direttamente su Facebook. Quindi oltre alla configurazione del template abbiamo agito anche su CSS, quindi la personalizzazione dei componenti che venivano dati molto statici da internet, mentre abbiamo cercato di personalizzare il più possibile per renderli più effettivi alla nostra piattaforma. Del sito. Come ricordavo prima, abbiamo diversi gruppi, quindi una persona veniva iscritta attraverso la registrazione dal login, questo è il componente per il login. Se ad esempio io posso fare un login attraverso un utente che aveva fatto l'azienda della Globo Informatica, abbiamo diverse interfacce, quindi abbiamo la home, chi siamo, quindi chi ha fatto questa piattaforma, le aziende coinvolte, gli studenti che erano coinvolti nello stage per motivi di privacy non possiamo mostrarli. Le attività formative erano un'area dove ci sono diversi allegati nel quale possiamo quali erano le attività che erano tenute durante lo stage. Esatto, e con i relativi dati. La stage è composta dal calendario, quindi delle scadenze degli eventi. L'area dello stage, quindi il tutor dell'azienda qui immetteva che cosa voleva che i ragazzi stagisti potessero fare nell'azienda, che cosa dovevano riuscire a realizzare in gruppo, suddividendo e riuscire anche a portare quindi una specie del lavoro. Infine, come ho detto prima, del download della documentazione, quindi visto la difficoltà e la complicazione che abbiamo trovato noi l'anno scorso per lo stage, abbiamo cercato di trovare un modo per aiutare i futuri stagisti.
Infine, documentazione e lavoro è un'altra area dove vengono dati dei wiki su come compilare un curriculum vitae e la ricerca attiva del lavoro, quindi un modulo per essere con qual è il modello per trovare un lavoro adatto alle proprie esigenze. Qui a lato invece c'è la ricerca del lavoro e quindi tutti i link, come ho detto prima, del aiuto per la ricerca del lavoro lungo anni post diploma. Accidi di fare un commento e complimenti veramente, perché il lavoro che avete svolto ci ha colpito per tre cose in particolare, almeno personalmente. Dopo l'incontro che abbiamo avuto a gennaio, in cui vi abbiamo presentato meglio l'asset, ho notato subito la capacità di traslare in un settore diverso quello che era un modello di collaborazione, quindi questo è assolutamente un punto a vostro favore. In secondo luogo, e non c'è scritto nelle slide, ma io l'ho apprezzato molto, la documentazione che avete allegato alla piattaforma sottolinea un'attenzione particolare a tutta la fase di progettazione, e di questo avevamo parlato, proprio nella capacità di andare a individuare le funzionalità, il target, e di conseguenza costruire un layout che risponda il più possibile ai requisiti dell'utente. Terzo punto che a me è piaciuto molto, un'attenzione rispetto alla trasferibilità di questa cosa, perché di questa piattaforma, che potrebbe essere utilizzata non soltanto dagli istituti scolastici, ma anche in prospettiva da enti che si occupano di lavoro. Una domanda rispetto ai moduli messi a disposizione da Joomla: avete lavorato molto sul codice per personalizzarli o avete trovato che la comunità rispondesse? Diciamo che per quanto riguarda i moduli, quindi tutti i componenti, anche solamente del template, rispetto al nostro modo di lavorare erano molto più compatti, e quindi c'era molta difficoltà nel riuscire a, ad esempio, personalizzare il logo piuttosto che modificare il login, perché ad esempio viene scaricato un componente, si abilita dalla parte dell'amministratore e poi viene posizionato solamente in dei particolari posti. Invece noi, attraverso il CSS e il PHP, siamo riusciti a posizionare i moduli e i componenti dove ritenevamo più opportuno, e quindi ad esempio il login veniva posto solamente nella barra laterale come se fosse un link utile, mentre noi abbiamo messo una scritta con un bottone che compariva un login tipo un pop-up di Facebook. Devo dire solo una cosa, hanno lavorato anche molto sulla gestione di gruppi, come avevi anche indicato, cioè nel gruppo Globo, gli stagisti del gruppo Globo possono vedere solo certe cose, i loro eventi, il loro calendario, il loro progetto. Quelli della Blue Engineering vedono solo il tutor scolastico crea degli eventi e il tutor scolastico solo di quel gruppo, quindi sui privilegi, sui diritti di accesso di ognuno. Questo è stato poi forse la parte di problematica. Scoprendo quindi che anche con Joomla è possibile, perché avevamo discusso di questo. Diciamo che l'amministratore della piattaforma vede tutti i moduli e tutte le pagine correlate nei sottomenu. Solamente quindi, se io sono un tutor della Globo, vedrò solamente attività Globo e il calendario della Globo. Quindi la vostra scuola lo utilizzerà? Spero. Dobbiamo ancora ovviamente cosa vera. Complimenti. Allora, la squadra Stars of Google Sky del Pininfarina con il prototipo My Postman in forza. Prego, buongiorno a tutti, noi siamo la squadra del Team Farina, frequentiamo tutti la quarta B informatica, quindi il corso di informatica, e siamo Feno Dennis, Paci Roman, Ponza Josué e Loreto Daniele. Allora, noi abbiamo deciso, grazie anche al leader del nostro professore di matematica Antonio Salvatore, di portare appunto questo progetto che si chiama My Postman qua per voi in questo concorso. Il tutto è basato su una libreria in particolare di Google che si chiama Google Cloud Messaging, che
che ci permette di inviare dei messaggi e delle notifiche push a un dispositivo mobile Android grazie a un server che abbiamo disposto e creato noi nel nostro sito privato. Allora, come penso che tutti voi conosciate cosa sia il cloud permette di salvare delle informazioni, storage di massa, quindi su un server che non appartenga a me personalmente, quindi un server online. Questo ci permette di fare anche Google Cloud Messaging, però in un'altra, utilizzandolo in un'altra maniera. Cioè noi inviamo dei messaggi tramite il server a Google Cloud Messaging, che a sua volta li reinvia al nostro dispositivo mobile registrato appositamente sul server, anche grazie a un database. Adesso se vogliamo vedere il video di presentazione... C'era già sul sito, proprio c'era lo stesso che ci avevo mandato. Ci sono tutti niente. Allora ce l'abbiamo sul sito. È molto bellino, complimenti per il video, ci è piaciuto molto. Vabbè, comunque tutti i materiali si possono appunto trovare sul cloud di Mega. L'abbiamo caricato anche sul sito, che poi appunto troverete tutti i vostri lavori, anzi se poi ci mandate delle presentazioni che non avevamo, le mettiamo lì. Chi è che ha realizzato il video? Allora, ci siamo in pratica suddivisi un po' i compiti. Se il video l'abbiamo realizzato un po' tutti quanti insieme, il lato del montaggio se ne è occupato da due anni. Bravo. Avete un futuro comunque anche come attore in caso l'informatica non andasse bene. Sì, comunque appunto lì sotto il professore dice che c'è il link Mega che contiene la cartella che contiene tutto quanto il progetto. Sì. Se volete andare ad aprire un attimo. È strano. Volete fare il video o la cartella? Tutti e due magari dopo. Sì. Anche perché diciamo la spiegare la parola è un po' più difficile rispetto ad averlo simulato. Sì, certo. Spiegato nel video, appunto, la nostra applicazione è divisa in due parti, diciamo. Il lato client, che viene gestito in sistema operativo Android, quindi su telefoni principalmente gestiti da questo sistema operativo Google, e il lato server, che gestisce tutti gli utenti con un database fatto in MySQL e la possibilità di mandare messaggi a ciascun utente tramite questo server. Il server attualmente si trova sul sito gcm.intervista.org. Se vogliamo vederlo appunto è ancora online. Se sapete voi cosa vedere nella cartella ci fate una brevissima dimostrazione perché siamo giusti per tempi. In poche parole, io posso inviare messaggi direttamente dal server a un qualsiasi dispositivo registrato nella mia area, quindi nel mio database, oppure da un qualsiasi dispositivo posso aggiungere gli altri utenti e mandare messaggi direttamente a loro. Quindi posso crearmi una piccola area locale
alla mia conferenza, alla mia, diciamo, evento che andrò a creare, e posso gestire tutto tramite questa applicazione. Come vi è venuta questa idea? Appunto, questa idea ci è venuta dal nostro professore di matematica, anche lui. Quindi è venuta lui, no? Il nostro professore ci ha fatto vedere Google Cloud Messaging, quindi questa possibilità di mandare notifiche push grazie a questo dispositivo, e noi, diciamo, abbiamo elaborato il tutto e abbiamo deciso di fare questa applicazione grazie all'utilizzo di Google Cloud. Quindi, se capisco bene, io non pago niente o non per spedire e ricevere messaggi in questo momento? Solo la connessione a internet. Però se ci fosse il wifi della fiera, per esempio, non si paga niente. Quindi si fa, diciamo, anche al posto degli SMS. È proprio utilizzato per sostituire gli SMS. È anche una tecnologia più veloce rispetto agli SMS. Usate WhatsApp? Sì, usiamo WhatsApp. La possibilità di dare un feedback di lettura? Sì, c'è la possibilità, però non è stata incrementata in quanto non c'è stato molto tempo. Però ci sono tantissime altre possibilità, come per esempio mandare un messaggio broadcast a tutti gli utenti iscritti sul mio database, e questo è stato implementato, oppure mandare messaggi a una determinata ora e giorno che decido in precedenza, e quindi mandare il messaggio a quell'ora di preciso. Allora, io sono Salvatore Antonio, sono insegnante. No, volevo anche sottolineare le valenze didattiche di partecipare a questo concorso, perché per noi insegnanti è importante anche questo. Cioè, se noi ci limitiamo a giudicare gli allievi rispetto al programma, ma li valutiamo rispetto a delle competenze, rispetto a un percorso di fare, di saper fare, scopriamo degli allievi diversi, no? E qui oggi la dimostrazione di tutti gli allievi hanno fatto vedere delle cose straordinarie, per cui secondo me questo appuntamento che voi dice specie dell'offerta, secondo me dovrebbe diventare un appuntamento per i prossimi anni, un riferimento, secondo me un laboratorio aperto per sempre, no? Perché secondo me gli allievi, quando si confrontano con queste cose, gli allievi diventano delle persone diverse da come li giudichiamo noi rispetto a una semplice domanda, una semplice lezione fatta in maniera normale. Grazie. Non facciamo in tempo, ma abbiamo visto, noi abbiamo complimenti davvero. Chiederei ancora a Elena un commento generale. Sì, no, vabbè. Noi siamo sicuramente molto colpiti, avete fatto veramente dei lavori molto interessanti, molto anche stimolanti per noi come centro di ricerca, e anche io parlo con molte imprese, quindi vi posso dire che sicuramente avete messo in campo e avete avuto la possibilità in queste all'interno di questo concorso anche di mettervi un po' alla prova, insomma, per cui complimenti, un consiglio a tutti, qualcuno l'ha fatto di più, qualcuno l'ha fatto di meno, lavorate anche molto sulla presentazione dei lavori che fate, imparate a raccontarli bene, perché aiuta anche chi, appunto, spesso vi troverete di fronte delle persone che magari non sono dei tecnici, io non lo sono, per cui anche ho fatto parte della giuria, però quello che ha potuto essere il mio contributo era più appunto sull'aspetto un po' di presentazione, anche diciamo di quella che Lara ha definito la trasferibilità, che appunto il fatto di poter applicare le vostre idee, i vostri lavori in contesti differenti, in contesti poi anche reali, che sono quelli. Per cui lavorate anche su questo aspetto di presentazione, imparate a raccontare bene quello che avete fatto, perché poi nella vita, insomma, vi aiuterà, ecco, quindi congratulazioni. Sì, grazie. Allora, io appunto sostengo quello che dice Elena, perché purtroppo abbiamo avuto un po' di difficoltà dovuto ai tempi, al fatto che in alcuni casi le informazioni non erano complete, quindi non è stato facile per noi anche valutare i lavori, non è stato facile anche perché la qualità in alcuni casi era molto alta, e comunque, diciamo, l'impegno, ovviamente i tempi, l'energia dedicata possono essere state diverse, ma noi abbiamo comunque apprezzato moltissimo.
Io entrerei appunto nella fase clou e chiederei appunto al direttore di partire, se vuole fare un commento, e poi partire con la proclamazione. Ma io faccio solo un commento, nel senso che io credo che da un paio d'ore come questa, anche un po' meno di un paio d'ore, si possa uscire a vedere con un po' di boom, per due ragioni. Uno, perché ho visto delle cose davvero interessanti, vi complimento per ciascuno di voi per l'impegno che ci avete messo e anche per la capacità realizzativa che avete dimostrato. Ringrazio voi, ringrazio ovviamente i vostri insegnanti e vi auguro che iniziative come questa servano a essere di strumento per andare sempre più avanti. La seconda cosa è che, come forse avrete detto questa mattina, la Commissione Europea ha pubblicato giusto ieri uno studio per cui da qui al 2015 mancano 700.000 informatici. Quindi da questo punto di vista, insomma, dopo tante brutte notizie che leggiamo ogni giorno sui giornali, voglio dire, io non so se la Commissione Europea sia la stessa che in questi anni, come dire, non ha dimostrato di essere così precisa nelle valutazioni che faceva sulla crescita, però voglio dire, ho visto che stamattina la notizia era questa, addirittura c'era il Canton Ticino che diceva venite a noi, nel senso che noi da subito ne avremo bisogno di 36.000, quindi siccome il Canton Ticino non è così, è abbastanza vicino e può essere un Canton Ticino, questa è un'altra buona notizia. Adesso al di là dell'utilizzo che faccio di questa notizia passa sui giornali per dire questa cosa, io credo che, come dico a tutti i nostri ricercatori che sono un po' più anziani che voi ragazzi, l'investimento vero voglio dire è quello che ognuno fa su se stesso, nel senso che io dico sempre a loro che per loro il CSP deve essere soprattutto un'occasione di opportunità per poter fare le cose in cui poter dimostrare il loro valore, poter dimostrare quanto vale. E io credo da questo punto di vista che quindi investire in se stessi, nelle proprie competenze, nelle proprie passioni, facendo cose interessanti e importanti che permettono di poter non soltanto gratificare se stessi o poter aggiungere una riga all'interno di un curriculum vitae, ma anche di potersi rendere in qualche modo, voglio dire, utili facendo progetti che possono avere un'utilità sociale, sia davvero una cosa importante. Questa mattina noi abbiamo, prima di questa cerimonia, avevamo qui la Repubblica che veniva a vedere un progetto che abbiamo realizzato utilizzando le superfici multitouch. Noi abbiamo iniziato un'attività di ricerca sulla superficie multitouch nel 2008, ma nessuno di noi si sarebbe mai immaginato che quelle superfici, di cui qua vedete il primo prototipo, potessero diventare di grande utilità per dei neuropsichiatri infantili per poter insegnare, per poter permettere un miglior apprendimento a dei bambini affetti da disturbo dello spettro autistico. Allora, quando le tecnologie arrivano lì, cioè arrivano a servire davvero le persone, ognuno di noi sa che ha fatto una cosa molto 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 importante. E quindi questa è l'unica cosa che vi volevo dire, e adesso passiamo alla dimensione secondo me più divertente, voglio dire, e cioè ai premi. Allora, qua hanno preparato tutto per me, poi le classifiche eccetera eccetera, quindi io spero di non combinare confusione, però io grandissime onore. Lei hai capito perfetto il messaggio, voglio dire, che ti volevo dare. Noi ci mettiamo dove? Facciamo una foto. Esponi di noi. Partiamo dal quinto classificato. Prototipo Core Parking Team Loco Sotto, composto da Alessandro Alessio, Marco Serena. Se poi dobbiamo fare delle correzioni, dovete consegnare un terzo. E questo invece è, voglio dire, è la busta che contiene un piccolo premio.
Grazie mille, complimenti. Quarto classificato, il team Mariam Amuk. Facciamo una foto. Volete fare una foto? Sì, infatti avevo chiesto se facciamo una foto. Non si venite, che così ci fermiamo. Ci mettiamo io e lui come due corazziere là. Stringendo la mano. Esatto. Perfetto. Grazie mille. Allora, quarto classificato, team Quinta A, 1, Marian Amuk e Andrei. Complimenti. Con il proprio gruppo. Tra l'altro lei è l'unica. Grazie mille. Terzo classificato, team di Innovator Guys con Stage for School. Eccoci qua. Premio, complimenti anche per la presentazione. Bene, ci siamo? E a questo punto il presidente del disco di solito fa sempre un po' di suspense. Sì, perché dice, perché quando uno dice il secondo si capisce il primo. Ma no. E quindi al secondo classificato il prototipo Mike Hoffman con Stars of Kumar. Complimenti, ecco a lei. Scusate se sono chiamando, ragazzi. Premio do uno, poi. Bene, questo è un vero team tosto. Stasso Google Sky. Google Cloud, c'è cioè Google Sky e Stasso. Sull'asset del CSP ci interesserebbe molto continuare, vorremmo sapere appunto se sei disponibile a gennaio o settembre, la matura permettendo, e il secondo stage volevamo proporlo al gruppo di Stage for Job, un ragazzo che fosse interessato potrebbe venire qui a fare lo stage in CSP. Professoressa Pina? Dicevo, saremmo interessati ad avere uno dei ragazzi del vostro team in stage qua, che farà lo stage con la dottoressa Marcellin. Scegliete, ditemi solo se potete fare o luglio. Quando ti andrebbe meglio? In grazie di nuovo, io volevo Grazie molte, arrivederci. Però